Allora, oggi parliamo di un tema trasversale all'intera filiera dell'edilizia e del restauro, che è il tema dell'umidità di risalita. Qui edifici storici, perché parliamo di beni culturali, ma non solo, perché anche la normale edilizia, qualunque recupero in ambito edilizio del costruito, si scontra con questa tematica. E chiedo, ecco, devo accenderlo, giustamente. Il tema dell'umidità di risalita si inquadra in un ambito ancora più ampio, in realtà, che è quello dell'umidità indoor, cioè la presenza d'acqua all'interno del manufatto edilizio crea tutta una serie di problematiche a cascata, che sono quelle che vediamo qua. E non ultima, quello dell'aumento dei rischi per la salute, perché? Perché la stessa OMS, in tempi non sospetti, già nel 2009 aveva pubblicato una importante ricerca a livello europeo, dove è emerso che almeno il 50% dei locali ad uso abitativo di lavoro in tutta Europa è colpito in qualche misura da forme di umidità indoor. L'umidità in eccesso crea problemi per la salute, perché la medicina ha studiato queste patologie innescate da umidità e muffe, che sono problemi spesso anche gravi, che colpiscono persone più sensibili, magari i bambini, gli anziani e quant'altro. Quindi, ambiente umido è sicuramente sinonimo di ambiente malsano. Ora, la provenienza, l'ingresso d'acqua all'interno del manufatto può provenire da molteplici cause, che si possono magari raggruppare in macrofamiglie, come vediamo qua, e da qui le infiltrazioni meteorico-accidentali, la condensazione superficiale e interstiziale, ma quello che oggi guardiamo in modo particolare è l'umidità di risalita capillare. Di cosa parliamo? Parliamo del classico problema dell'acqua che sostanzialmente, partendo cioè dal terreno a contatto con le fondazioni, con le strutture murarie, si propaga dal basso verso l'alto all'interno dei capillari, la struttura porosa dei materiali. Quello che noi vediamo sulla superficie è l'effetto provocato non tanto dall'acqua in sé, quanto dai sali che l'acqua trasporta, perché l'acqua ovviamente discioglie questi sali attraverso il movimento in soluzione, i sali vengono veicolati, poi con l'evaporazione i sali progressivamente si depositano, si accumulano e quindi sotto forma di cristalli, che poi con l'effetto meccanico di aumento di volume creano i danni che noi qua vediamo. Ma al di là dei danni diciamo estetici o comunque diciamo del degrado superficiale, ancora più grave è l'impatto sulle caratteristiche meccaniche. Queste sono solo alcune delle sperimentazioni condotte da varie università che ci mostrano come all'aumentare del contenuto d'acqua fino a saturazione, i materiali di un certo tipo, come possono essere il mattone, piuttosto che pietre porose, calcareniti, tuffi e quant'altro, hanno un drastico abbattimento, fino al 40% ad esempio nel caso del tuffo giallo napoletano. Questo significa che è un problema non solo di tipo estetico o funzionale, diciamo, superficiale, ma anche proprio di tipo strutturale, soprattutto alla base dell'edificio. E, diciamo, parlando sempre di effetti a cascata, no, indotti dall'umidità, abbiamo, tra l'altro, il problema del microclima interno. Un ambiente, come possiamo vedere, confinato con una scarsa o insufficiente ventilazione, nel momento in cui abbiamo un'umidità di risalita con una parte di acqua che evapora e che si trasmette dal muro all'interno dell'ambiente, ovviamente crea a cascata questo problema di surplus di umidità e quindi di condense e di muffe. E non ultimo, l'impatto a livello energetico. Perché? Perché un involucro, quindi un perimetro murario aggredito dall'umidità, subisce un drastico decadimento di quelle che sono le prestazioni energetiche, per via della maggiore trasmissività e quindi della maggiore dispersione termica, con tutti i problemi, diciamo, che ne conseguono anche a livello di comfort e anche a livello di costo, ovviamente, dell'energia di riscaldamento. Ora, di fronte a questo problema, l'edilizia da sempre ha tentato di proporre delle soluzioni per non tanto risolvere, ma per arginare il problema, perché tutti i metodi, diciamo, tradizionali, dalla barriera meccanica, il taglio meccanico, la barriera chimica, le impermeabilizzazioni, tentano di arginare il problema lavorando e agendo sugli effetti, non tanto sulle cause. E di conseguenza oggi comunque questi metodi, sappiamo, sono considerati più dei palliativi che delle vere soluzioni. Ovviamente però la scienza
diciamo, aveva già diciamo, individuato l'origine del problema. In che cosa? Nell'interazione elettrica che avviene tra la muratura e l'acqua. In questo esempio della bacchettina noi diciamo, abbiamo molto ben chiaro quello che succede quando strofiniamo un abiro, questa si elettrizza, si polarizza e per differenza di carica tra i pezzetti di carta. Ecco, la muratura si comporta in realtà nello stesso modo perché all'interno della struttura microscopica dei capillari noi abbiamo una situazione di questo tipo. Abbiamo una muratura dotata di una carica negativa che deriva dalla silice, che è presente in abbondanza nei materiali da costruzione, e abbiamo poi nel terreno a contatto l'acqua che a livello molecolare normalmente è neutra dal punto di vista elettrico, ma la conformazione fisica del dipolo dell'acqua fa sì che l'acqua sottoposta a un campo elettrico induttore come quello esercitato dalla muratura si comporta esattamente come i pezzetti di carta rispetto alla BIC, cioè si polarizza e si fa attrarre con il polo più verso meno contro le pareti del capillare verso l'alto. Innescato il processo, una parte di acqua ovviamente evapora in continuazione e passa da liquido a vapore fuoriuscendo dalla muratura e che viene rimpiazzata quindi da altrettanta acqua. Quindi si crea un circuito che non si interrompe mai e di conseguenza il fenomeno diventa una vera e propria patologia permanente. Ora, per rispondere a questo problema, già nella metà del secolo scorso nascono i sistemi a inversione di polarità, i famosi sistemi di elettrosmosi che inizialmente erano appunto dotati di cablaggi, quindi sistemi che prevedevano l'inserimento di conduttori degli anodi positivi nella muratura, dei catodi negativi a terra, un circuito elettrico sul tutto il perimetro murario alimentato con un generatore in corrente continua, e l'idea era quella di fornire energia al sistema per invertire la polarità del muro e quindi ricondurre l'acqua a ritroso nel terreno di provenienza. Questi metodi, diciamo, che sono stati applicati per vari decenni, hanno però creato anche delle criticità, soprattutto nella durabilità del sistema, perché gli elettrodi ovviamente in un ambiente aggressivo della muratura, umidità, ma soprattutto ioni, conduttori, si ossidavano, si corrodevano e di conseguenza dai primi anni '80 i sistemi cablati cominciano a essere sostituiti da sistemi wireless, cioè delle centraline poste a diretto contatto con la muratura, senza più l'inserimento di conduttori elettrici, ma che sfruttano il perimetro murario come conduttore per propagare direttamente queste onde elettromagnetiche e quindi ottenere lo stesso effetto di inversione di polarità. Tuttavia, in oltre 40 anni di applicazioni, questi sistemi, se fossero stati realmente efficaci, avrebbero risolto il problema, cosa che ovviamente non è, perché ancora oggi... Poi le domande alla fine ovviamente ci confrontiamo. E, tuttavia, cosa è successo? Che appunto non solo diciamo, i risultati non sono stati diciamo, raggiunti, ma alcune sperimentazioni condotte proprio per verificare la reale efficacia, questa per esempio è una sperimentazione che è stata condotta a livello europeo da vari enti, tra cui anche la Ca' Foscari di Venezia, CNR, si sono interrogati per capire la reale efficacia dei metodi elettrocinetici o elettrofisici e di conseguenza oggi voi trovate su internet anche pubblicazioni importanti come questa di Masson. Questo è in sintesi, perché ovviamente adesso il tempo è stretto, ma vi faccio vedere un po' gli esiti. Cioè, questi ricercatori si erano chiesti appunto se i metodi elettrocinetici fossero idonei per il trattamento delle murature. Per rispondere a questa domanda, ovviamente sono state fatte varie sperimentazioni, in particolare queste dell'articolo qui pubblicato in Belgio e in Olanda, zone fortemente affette da umidità, e di conseguenza l'installazione di questi apparati elettrofisici con il monitoraggio nella fase iniziale e a distanza di tempo, col prelievo dei campioni, l'analisi con la prova UNI del contenuto di umidità, hanno portato a questa conclusione. Cioè i ricercatori hanno detto che sostanzialmente non c'è stata nessuna significativa riduzione del contenuto di umidità e in conclusione i metodi a inversione oggi non vengono considerati una vera soluzione e una vera alternativa ai sistemi tradizionali. Ora, questo risultato, che è un po', se vogliamo, l'ultimo di una lunga serie ormai di decenni di applicazioni, in realtà era già noto fin dai primi anni 2000. Cioè già nei primi anni 2000 si conoscevano questi limiti che sostanzialmente erano stati riconducibili a che cosa? Al fatto che la muratura, essendo molto eterogenea e quindi dotata di tante variabilità, fa sì che il comportamento elettrico del muro non è uguale e costante in tutti i punti, ma è molto variabile.
e di conseguenza nessun sistema a inversione di polarità può essere in grado di gestire in modo uniforme. Questo tuttavia è stato uno stimolo per avanzare, diciamo, per cercare un avanzamento tecnologico che consentisse di superare il problema. E questo è quello che è successo, perché nel 2009 c'è stato questo salto evolutivo con l'avvento della CNT, che è l'acronimo di tecnologia a neutralizzazione di carica. In cosa si differenzia rispetto a tutti i sistemi a inversione? Molto semplice. Cioè la CNT sostanzialmente come agisce? Anziché tentare di invertire la polarità della muratura, che abbiamo visto essere ingestibile, la CNT agisce in modo opposto, cioè agisce nel neutralizzare, tra virgolette, la carica dell'acqua, cioè impedire all'acqua di polarizzarsi nel momento in cui si trova sotto l'effetto del campo elettrico e quindi rimanere nel suo stato naturale, cioè neutra, senza carica. Di conseguenza, non essendo più polarizzata, l'acqua non viene più attratta dal muro e il muro, ovviamente, pieno d'acqua iniziale, siccome l'acqua continua a evaporare, non essendo più alimentata dal basso, ecco che lentamente e progressivamente il muro si asciuga spontaneamente per evaporazione. Ora, se avessimo tempo vi potrei raccontare quello che è stato la base fisica, il principio che deriva tra l'altro da scoperte fatte nell'ambito della microfluidodinamica, del comportamento dei fluidi, ma sostanzialmente queste scoperte fatte nei primi anni 2000 in ambito tecnologico hanno ispirato il tentativo iniziale, che poi ha avuto successo, di creare un'applicazione. L'applicazione che appunto nel 2005 è partita con la fase di ideazione di studio con Leonardo Solutions. I primi prototipi sperimentali di CNT sono stati installati in alcuni edifici storici in Lombardia con il monitoraggio del Politecnico di Milano, dell'ingegner Valentini dell'Istituto Feedback, e nell'arco di 4 anni si è arrivati a constatare l'effettiva efficacia in varie condizioni di materiali, età storica degli edifici e quant'altro, e nel 2009, constatati scientificamente i risultati, si è brevettato il sistema e si è iniziata la produzione a livello industriale con Domo Dry. Quindi oggi, nell'arco di oltre 12 anni, sono oltre 4.000 gli edifici, gli impianti installati in tutta Italia, e adesso vedremo alcuni casi applicativi che rappresentano appunto i risultati. Nel frattempo Leonardo Solutions e Domo Dry in questo percorso sono divenuti partner industriali di un importante progetto di ricerca interuniversitario che coinvolge le più importanti università italiane, che si sono messe sostanzialmente in rete per stilare dei protocolli di indagine e di validazione che fossero, diciamo, ripetibili col metodo scientifico e universalmente condivisibili. Ma dal punto di vista applicativo vediamo, insomma, come consiste l'applicazione. Allora, il cuore del sistema è l'unità CNT, che vedete è un piccolo apparecchio di piccolissime dimensioni, bassissimo consumo elettrico. La funzione dell'apparecchio è generare questi blandissimi impulsi totalmente innocui che sostanzialmente agiscono con un raggio d'azione variabile da 6 a 15 metri a seconda del modello dell'apparecchio, ovviamente in base alle dimensioni dell'edificio o delle porzioni di edificio da trattare. Opzionalmente il sistema può essere dotato di sensori che consentono di acquisire day by day tracciati di umidità relativa dell'ambiente e umidità muraria, e di conseguenza in base al trend dei primi periodi dall'installazione poter stimare, prevedere con largo anticipo il tempo, cioè con che velocità si sta asciugando questa muratura, perché come abbiamo detto i tempi di asciugamento non dipendono dalla tecnologia, dipendono dalle condizioni al contorno che governano la fase di evaporazione dell'acqua dalla muratura. Il sistema è totalmente innocuo e biocompatibile, non solo per obbligo di legge, perché ovviamente tutti gli apparati, compresi gli elettrodomestici, sono sottoposti a norma di legge di verifiche appunto dell'emissività, dell'emissione, ma perché addirittura l'emissione è talmente bassa, io dico sempre questo per capirci, più bassa di un caricabatterie a spina di quelli che mettiamo in casa, insomma, quindi è praticamente impercettibile. Il protocollo di intervento ovviamente prevede innanzitutto un dimensionamento dell'impianto. Qui vedete un edificio, una chiesa di dimensioni, diciamo, superiori ai 300 metri quadri, quindi dove non è sufficiente un apparecchio raggio 15 si possono installare impianti plurimi coprendo con opportune collocazioni e con opportuno modello le zone, diciamo, dell'intero perimetro murario. Il sistema agisce sul volume intero
di conseguenza anche sulle strutture interne che non creano nessun effetto barriera, quindi questi impulsi a bassa frequenza attraversano anche le strutture murarie, diciamo, divisorie. Al momento dell'installazione viene effettuata una mappatura della condizione iniziale di umidità, sia attraverso delle termografie, come vediamo zona e campione, dove viene eseguita a sinistra, vedete l'immagine termografica all'installazione, dove a livello qualitativo, ma comunque ben individuabile, si individuano la distribuzione, l'altezza, la concentrazione di umidità, e a distanza di tempo la ripetizione della termografia consente di arrivare al collaudo finale, cioè al momento in cui si certifica e si verifica la completa asciugatura della muratura. Ovviamente queste prove possono essere integrate in alcuni punti con delle prove debolmente invasive, come i prelievi diciamo uni, che consentono di prelevare in profondità il campione di muratura e di sottoporlo ovviamente a un laboratorio di analisi certificato, un po' come il prelievo del sangue, per così dire, per avere il valore analitico del contenuto d'acqua all'interno della muratura. Questi dati poi vengono ovviamente diagrammati e a distanza di tempo possiamo vedere, ad esempio, come l'umidità, diciamo, iniziale tende nel tempo progressivamente a ridursi fino a raggiungere il valore fisiologico, cioè non lo zero assoluto, che sarebbe anche dannoso, perché se la muratura fosse disidratata perderebbe anche la coesione, ma raggiungere quella che è l'umidità fisiologica, cioè l'umidità, diciamo, di equilibrio che la muratura ha normalmente in condizioni asciutte. Quindi si raggiunge, diciamo, la completa eliminazione della risalita capillare. Ecco, dal punto di vista, diciamo, pratico, questa è la cosa, diciamo, sicuramente più appassionante, è che, come dicevamo, oggi il sistema annovera oltre 4.000 impianti installati in tutta Italia, con risultati raggiunti nel 100% dei casi nelle più disparate condizioni. Tra l'altro risultati che sono stati verificati in modo terzo dalle università, come vi dicevo, perché il protocollo di ricerca che coinvolge, queste sono le 6 università capofila a cui si stanno aggregando via via tante altre università in Italia, ha avuto, diciamo, in questi anni proprio un triplice obiettivo. Innanzitutto il primo obiettivo è stato quello di poter validare la reale efficacia col metodo scientifico partendo da un protocollo condiviso, cioè protocollo di indagine e di verifica strumentale con la termografia e con le prove uni, che potesse essere ripetibile da qualunque altro laboratorio, da qualunque altro ricercatore in tutta Italia, nelle condizioni diverse, di materiali costruttivi, epoca costruttiva, condizioni climatiche, in modo da arrivare a dei risultati e dei dati confrontabili, sia su base statistica, sia verificabili nel tempo. E questo ormai è stato fatto, il sistema è stato validato a livello scientifico. Il secondo obiettivo è stato quello di portare all'interno dell'Accademia, alle università, queste conoscenze, perché ovviamente i nostri futuri colleghi professionisti che oggi sono all'università e tra poco diventeranno dei professionisti, devono uscire con le conoscenze aggiornate al maggiore stato dell'arte, ovviamente, e non con tecnologie ovviamente superate. E poi il terzo punto è quello di continuare a fare divulgazione, disseminazione e formazione, aggiornamento professionale alle categorie professionali, ovviamente. Ora, c'è un sito a cui vi rimando poi, se volete approfondire, il sito del progetto CNT Apps, del progetto di ricerca, dove voi trovate anche le pubblicazioni scientifiche che sono state fatte su tanti casi studio seguiti dalle università e che man mano vengono, ovviamente, una volta pubblicate, vengono caricate e messe a disposizione sul sito. Tra l'altro nel 2017 e 2016 un importante dottorato di ricerca europeo è stato finanziato proprio sullo studio, sull'analisi della banca dati dal MIUR e Unione Europea alla Università Federico II di Napoli e al Politecnico di Madrid. Questo ha consentito di approfondire la ricerca, soprattutto approfondire l'analisi delle norme banca dati, e arrivando alla pubblicazione di questo libro di testo che è considerato un libro molto importante, un testo fondamentale ma anche proprio pratico per il professionista, per la comprensione da un lato del fenomeno dell'umidità di risalita e dall'altro dell'applicazione, della possibilità che la CNT offre inquadrata all'interno di un progetto di risanamento
integrato a 360 gradi, perché poi non abbiamo qui il tempo di approfondirlo, ma il progetto di risanamento deve contemplare da un lato l'eliminazione della patologia, e questo si ottiene con la CNT, ma dall'altro il risanamento del degrado, quindi l'eliminazione dei sali residui, il rifacimento degli intonaci, quindi c'è tutto l'aspetto relativo al risanamento sia in ambito culturale, quindi con interventi di restauro conservativo, sia nell'ambito edilizio degli interventi di recupero, no? E di sostituzione degli intonaci degradati. Le partnership molto importanti, soprattutto nell'ambito della biocompatibilità, dell'ecosostenibilità, con bioarchitettura, con Casa Clima, con la piattaforma di On Greening per quanto riguarda i CAMI, i protocolli ambientali minimi, e i casi studio che adesso velocemente vi faccio vedere in una carrellata per potervi far apprezzare anche proprio questi risultati tangibili. Questo è il primo caso, è quello della chiesa del Basilica di San Simpliciano a Milano, questo edificio molto imponente che risale all'anno 1000, il cuore della Basilica, e dove praticamente questa era la situazione nel 2009, dove appunto il degrado fortissimo di tutte le varie zone comportava un decadimento permanente e anche un'esigenza continua di interventi di ripristino. Col Politecnico di Milano è stato installato una prima serie di 3 apparecchi nelle zone che erano maggiormente colpite dall'umidità per monitorare sia all'interno della zona coperta sia all'esterno nelle condizioni tal quali. Questo, tanto per capire, insomma, è l'enorme banca dati, cioè perché un intervento a livello scientifico ovviamente richiede una sovrabbondanza di dati per poter avere dei dati, diciamo, ancor più significativi. E questa è la sintesi di questi dati, dove a livello, diciamo, analitico ponderale vediamo la diminuzione dei valori dal 2009 al 2012 fino a raggiungere appunto il valore fisiologico al termine del processo, e poi possiamo percepire anche qualitativamente l'andamento termografico, dove dall'installazione al collaudo finale nell'arco dei 3 anni vediamo la scomparsa sostanzialmente dell'umidità, della fortissima umidità iniziale. Un altro caso che vi presento è quello dell'Accademia Militare di Modena, dove l'esercito in quel caso nel 2013 ci chiese di installare un primo apparecchio pilota in un'area test che era quella sostanzialmente della zona centralino, dove tra l'altro sono presenti apparati molto sofisticati di comunicazione, per cui insomma, il test era relativo sia all'efficacia dell'apparecchiatura sulle murature, ma anche all'assenza di interferenze, perché ovviamente c'era anche questo aspetto da verificare, l'assenza di interferenze con qualunque altro dispositivo, radiofrequenze piuttosto che altri apparati. Interferenze che ovviamente non ci sono state e non ci sono in nessun caso, e questo ci permette invece di apprezzare l'andamento, vedete, non solo tra l'inizio a gennaio 2013 e il collaudo finale del 2015, ma addirittura nel lungo termine, perché questi impianti installati molti anni fa, e qui siamo quasi a 10 anni ormai, vedete che tornando a fare delle verifiche oggi, noi possiamo constatare la perfetta permanenza e stabilità del risultato, cosa che tra l'altro non è così scontata nell'ambito dell'umidità, perché anche gli interventi fatti con le barriere chimiche in molti casi hanno perso di efficacia magari nel tempo proprio per il decadimento delle prestazioni. Con CNT invece diciamo questo non avviene, perché il sistema ha una garanzia di efficacia sostanzialmente limitata per quanto riguarda il comportamento e il funzionamento del sistema. E qui vediamo un altro caso. Qui un caso limite, abbiamo una situazione, vedo che abbiamo ancora qualche minuto, una situazione limite che è quella di Pietrarsa, di Museo Ferroviario di Napoli, che è sul mare praticamente, dove la sperimentazione condotta dalla Federico II di Napoli, anche qui in maniera molto approfondita, con una griglia di punti di prelievo addirittura fino a 40 cm di profondità. Qui sostanzialmente la Federico II voleva fare gli stress test sul sistema, ha portato anche qui a risultati sostanzialmente eccellenti. Vediamo il Venezia, e quindi tra l'altro trovate nel libro CNT Apps, trovate appunto anche quel caso molto dettagliato, casi studio che vengono appunto descritti dall'università. Qui a Venezia poi è un altro banco di prova fondamentale, il caso studio voluto dalla
soprintendenza di Venezia, nel 2011 la chiesa di Sant'Antonin, dove anche qui sostanzialmente il risultato è stato pienamente raggiunto a livello di valore fisiologico dopo 2 anni e mezzo, a valore a livello termografico, e qui possiamo anche qui apprezzare la stabilità e il mantenimento nel tempo del risultato a distanza poi di 8 anni nel 2019. Qui vediamo sempre a Venezia un caso di un'abitazione privata a livello piano canale con risultato raggiunto e stabilizzato nel lungo termine, ma qui l'interessante è vedere che in questa situazione dove l'impianto è stato installato a Venezia nel 2013 contestualmente all'intervento di ristrutturazione e di restauro, l'intonaco realizzato nel 2013 a piano terra si mantiene oggi perfettamente integro, e questa è una cosa più unica che rara per i veneziani, perché in assenza ovviamente di una protezione come la CNT un intonaco dura pochi anni al massimo a Venezia in normali condizioni. Forse, diciamo, non so se abbiamo il tempo per vedere qualche altro caso studio, vado velocemente. Qui vediamo un'applicazione fatta per un recupero edilizio con protocollo Casa Clima. Qui vediamo una struttura dei primi del Novecento in Piemonte, situazione di umidità fortissima, in corso già di esecuzione il cantiere. Qui l'obiettivo era ovviamente quello di eliminare l'umidità di risalita, anche perché i requisiti che venivano richiesti erano, come vedete, di passare da una classe iniziale G a una classe A, e di conseguenza le condizioni di prestazioni energetiche erano ovviamente inficiate dalla presenza di acqua. Qui, anche qui il risultato è stato eccellente. Questa è la situazione in cantiere nella fase transitoria, dove già l'avanzamento era molto avanti, perché con l'intonaco, col muro stonacato, ovviamente i tempi di asciugamento si accelerano. Qui vediamo i prelievi in profondità che davano già il raggiungimento dell'umidità fisiologica, e poi il collaudo finale fatto a cantiere ultimato, dove vediamo ovviamente la scomparsa totale dell'umidità. Ultimo caso, Villa Doria Panfili. Villa Doria Panfili è la sede istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qui vediamo l'impianto CNT che è stato inserito in un complessivo, vedete, progetto di risanamento, con le varie fasi di diagnosi, installazione, fasi di monitoraggio. Quella qui raffigurata è l'ultima fase, il collaudo finale dal punto di vista termografico, dove percepiamo la totale scomparsa dell'umidità, e di conseguenza il successivo, poi la successiva fase che doveva essere avviata, quella del restauro e del ripristino per l'eliminazione dei sali residui e il risanamento e il restauro delle porzioni affrescate. Questo intervento è stato recensito anche dal Sole 24 Ore con questo articolo che ha recensito come uno dei più importanti casi in Italia di risanamento su un annoso problema di umidità di risalita con l'applicazione della CNT. Io concludo con questa riflessione. L'umidità di risalita è un problema trasversale per l'intera filiera edilizia, ovviamente non solo in ambito beni culturali ma in qualunque intervento di recupero, dove ovviamente l'intervento, l'umidità incide sul cuore della muratura, e di conseguenza qualunque intervento, deve, che sia un cappotto termico, che sia un rinforzo strutturale, deve interrogarsi sull'esistenza del problema, e se c'è il problema bisogna risolverlo, altrimenti a valle di questo intervento succede l'ira di Dio come effetto collaterale, come conseguenza. Quindi vi ringrazio per l'attenzione. Ecco, noi siamo, tra l'altro, per chi vuole approfondire, venite a trovarci al padiglione 30, stand 19, così siamo a disposizione per darvi documentazione, approfondimenti e tutte, diciamo, anche le domande del caso, perché vedo che qua abbiamo esaurito il tempo e non abbiamo più tempo. Comunque siamo a vostra disposizione. Grazie a tutti.